Un 77enne ha perso la vita nei boschi della Valsassina. Silvano Combi, residente a Moggio, è precipitato mentre stava tagliando legna in Valle Lembra. Inutili i soccorsi. Posticipata la conferenza dei servizi per discutere della richiesta di autorizzare ulteriori scavazioni nella cava del Magnode. Non servono approfondimenti, ma i volumi non sono in discussione. 10 studenti universitari spagnoli denunciati per un party in spiaggia a Malgrate sono stati sorpresi dai carabinieri a festeggiare a mezzanotte. Pareggio in rimonta per la Calcio Lecco che in svantaggio di 2 reti contro la Pergolettese riesce nell'impresa di strappare un punto, fallito però l'aggancio al podio della classifica. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unica Lecco. Tragedia questa mattina a Moggio in Valsassina. Silvano Combi, 77enne, residente in paese, ha perso la vita in seguito a una caduta. È precipitato mentre stava tagliando legna in un bosco scosceso in Valle Lembra. Sul posto dell'isoccorso di Areo, i vigili del fuoco del comando provinciale con 2 squadre SAF. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Silvano Combi, fratello dell'ex sindaco Graziano, era molto conosciuto in zona da oltre 45 anni, faceva parte del coro Valsassina, commosso il ricordo dei compagni di canto, canteremo pensando alla tua discrezione, alla mitezza, all'educazione che ti contraddistinguevano. Cordoglio anche della consulta musicale di Lecco, un uomo discreto e gentile, cantore appassionato e fedele. Cambiamo argomento, servono approfondimenti, se ne riparlerà. La conferenza dei servizi della provincia di Lecco, chiamata a valutare la richiesta di autorizzare nuove scavazioni nella cava del Magnode, non è stata aggiornata, data da definirsi. La Civica Appello per Lecco chiede un sopralluogo. Caso Magnodeno, tutto come previsto, la seconda riunione della conferenza dei servizi convocata dalla provincia di Lecco per affrontare il progetto di gestione produttiva della cava si è aggiornata a una data da destinarsi, come peraltro già chiesto dal comune capoluogo. La decisione è stata presa per approfondire alcuni documenti che riguardano l'impatto dell'escavazione. Non possono essere invece discussi i volumi, secondo il piano cave provinciale vigente a Unicalce, società che gestisce il sito, è concesso di coltivare 8 milioni di metri cubi, di cui 4 già autorizzati, 2 già escavati e altrettanti da escavare entro il 2024. A ricordare questi numeri è stata l'assessore dell'ambiente Renata Zuppi durante la commissione consigliare sul tema. La richiesta ulteriore di volumi da autorizzare è pari a 2,8 milioni, comprendendo anche il materiale di scarto. La somma totale sarà dunque inferiore al volume previsto dal piano cave vigente. Contro questa possibilità si è però mosso il comitato Salviamo il Magnodeno, che ha raccolto in pochi giorni oltre 30.000 firme per chiedere il blocco dell'attività estrattiva. Sul caso la Civica Appello per Lecco chiede di chiarire bene in tutti i suoi aspetti la vicenda, anche con un sopralluogo. Siamo consapevoli della complessità del tema, dichiarano il consigliere Corrado Valsecchi e la portavoce Gaia Bolognini, che deriva da un accordo datato 2014 in Regione Lombardia. Con questa proposta vorremmo che lo fossero anche i nuovi amministratori, in modo da consentire di assumere con cognizione di causa una posizione politica. Per il PD bisogna invece tutelare il Magnodeno, tutelare i lavoratori e delineare il futuro dell'area al termine del piano cava vigente. Nel 2024 la società deputata alla gestione della cava dovrà sottoscrivere una nuova convenzione con il comune, aggiunge il capogruppo Roberto Nigriello. Questo passaggio costituirà il momento in cui verranno definiti i nuovi termini per i recuperi e dell'attività di controllo. Ancora cronaca, la primavera ci sta regalando giornate splendide, ma c'è chi si fa prendere un po' la mano, come i 10 studenti universitari spagnoli che tutti di età compresa fra 20 e 22 anni, sorpresi a festeggiare a mezzanotte su una spiaggia del lungolago di Malgrate. Impossibile non dare nell'occhio, così i ragazzi sono stati identificati e multati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Lecco. Allora è stata contestata la violazione delle disposizioni prese per prevenire la pandemia e limitare la diffusione del coronavirus. Restiamo in tema, la pandemia rappresenta un'occasione per truffatori senza scrupoli di rubare dati sensibili ai cittadini. Nelle caselle di posta elettronica dei lecchesi in questi giorni sono giunte false email da ATS Brianza e INPS e si tratta di phishing. Sentiamo.
La convocazione per il vaccino, l'esito di un tampone, l'assegnazione di un contributo economico, nulla di tutto questo. Le mail che stanno inondando le caselle di posta delle chiese in questi giorni, committenti ATS Brianza e INPS, non sono comunicazioni utili, ma truffe. Phishing, come si chiama in gergo informatico, è della peggior specie, perché sfrutta la pandemia e le sue conseguenze sanitarie e sociali per indurre i malcapitati a cliccare su link che portano a siti dall'aspetto del tutto simile a quelli degli enti pubblici, ma che servono solo a rubare i dati degli ignari utenti. Ovviamente a inviare le mail malevole non sono ATS e INPS, ma truffatori senza scrupoli. In attesa di notifica, ATS condivide un file con te, recita l'oggetto di una mail ricevuta da molte persone in questi giorni. Nel testo il messaggio: attenzione, il tuo documento è stato messo in coda, scarica e accedi per rilasciare i tuoi documenti. In allegato un link che conduce a una finta pagina di accesso al sistema di posta elettronica utilizzato da diversi ospedali. Forse dunque un tentativo di rubare le chiavi d'accesso proprio agli operatori della sanità. Gentile signore, la avvisiamo che, sulla base delle documentazioni relative alla sua posizione contributiva, lei rientra nella categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia. Così, una falsa mail dell'INPS spinge gli utenti a cliccare su un collegamento per ricevere un contributo economico, compilando un questionario che in realtà serve a consegnare dati personali nelle mani dei truffatori. A lanciare l'allarme la stessa direzione provinciale lecchese dell'ente. È importante ricordare che l'INPS non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via mail ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni personali, spiega l'ente di previdenza. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale. Il consiglio è di non dare mai seguito a richieste che arrivino per email non certificata, ma anche al telefono porta a porta. Diffidare da qualsiasi persona dichiari di essere un funzionario INPS. Non cliccare sui link di email di origine dubbia e verificare sempre l'indirizzo di provenienza. Il 31 marzo 1901 lavoratrici e lavoratori lecchesi si riunirono nel piazzale della scuola Ticozzi e fondarono la Camera del Lavoro. Per ricordare quell'anniversario, la CGIL ha diffuso il trailer di un documentario che celebra la storia del sindacato. La Camera del Lavoro di Lecco compie 120 anni. Il 31 marzo 1901 i fondatori della CGIL si trovarono per la prima volta nel cortile della scuola Tommaso Grossi e diedero vita al sindacato lecchese. Una realtà che ha superato epoche bue, spiega Diego Riva, segretario provinciale, come due guerre la dittatura fascista e oggi è profondamente radicata nel territorio. Non possiamo organizzare un evento in presenza per festeggiare questa ricorrenza, ma non vogliamo assolutamente dimenticarla. Per questo abbiamo preparato alcune iniziative. La prima di queste è un documentario inedito che racconta la storia della Camera del Lavoro di Lecco con testimonianze, immagini e filmati degli ultimi decenni messi a disposizione anche dalla nostra emittente, di cui proprio oggi, in occasione dell'anniversario, è stato diffuso il trailer. La mia prima tessera è del 1946. Mi ricordo che ero giù stazione quando ho caricato mio fratello e mia mamma che correva coi fiaschi dell'acqua. Troviamo Pio Galli, veramente un monumento del sindacato lecchese, no? Sono venuto perché questa era la mia casa e ogni tanto ci vengo. Di Vittorio e Pio Galli, in ottobre del 57. Credo che la CGIL dovrà almeno vivere per altri 120 anni. Cambiamo argomento, le cappelle della Via Crucis del cimitero di Rancio, Via Pergola Belledo e il vicolo Granai in centro Lecco saranno oggetto di interventi di riqualificazione grazie a patti di collaborazione tra il comune e privati, un importante strumento di cittadinanza attiva per crescere insieme, sottolinea l'assessore Maria Sacchi. Le cappelle della Via Crucis del cimitero di Rancio, Via Pergola Belledo e il vicolo Granai in centro Lecco saranno oggetto di interventi di riqualificazione grazie ad accordi di collaborazione siglati tra il comune di Lecco e soggetti privati.
Il restauro delle 15 cappelle che decorano il Camposanto di Rancio è frutto della proposta lanciata dal comitato che si è costituito lo scorso giugno proprio per promuovere questo intervento di recupero. Verranno dunque effettuati lavori di restauro mirati, finalizzati al ripristino del decoro delle cappelle costruite nel 1889, grazie al generoso lascito di un donatore privato di nome Pasquale Fumagalli. L'arco di ingresso al cimitero e le due stele dedicate alla famiglia di Domenico Mazzucconi e al fratello Beato Giovanni Battista. Un intervento a sua volta possibile grazie alla generosità di un benefattore che vuole rimanere anonimo. Il miglioramento del decoro di Via Pergola, Belledo, invece è lo scopo del patto di collaborazione del Comune con la società Onoranze Funebri Galli, che ha presentato una proposta di manutenzione dell'aiuola ad angolo tra Via Pergola e Via Cimabue e la realizzazione di un tratto pedonale di collegamento con il marciapiede di Via Botticelli. Dalla società Pasticceria Frigerio SRL di Lecco viene invece la proposta di riqualificazione di Vicolo Granai, uno dei passaggi più caratteristici della città di Lecco. La società interverrà sulle strutture metalliche di arredo inserendo una rampicante sempreverde e illuminazione LED. Verrà inoltre aggiunto un pannello illustrativo con la storia dei vicoli di Lecco e sarà garantita la custodia e la pulizia dei servizi igienici. Il patto di collaborazione con i cittadini è un importante strumento di cittadinanza attiva, sottolinea l'assessore alla cura della città e lavori pubblici del Comune di Lecco, Maria Sacchi, che consente di sentirsi parte della comunità mettendo a disposizione tempo e risorse per la città. Gli ambiti di applicazione sono diversi e consentono una sinergia funzionale per crescere insieme. Parliamo ora di elezioni. A Galbiate il centro-sinistra non si ricompatta, restano le divisioni che hanno portato al commissariamento del Comune. Il PD lancia una consultazione con soggetti civici e ambientalisti senza la componente di Agenda Galbiate, che fa invece riferimento all'ex sindaco. Sembra insanabile la frattura all'interno del centro-sinistra che ha portato al commissariamento dell'amministrazione comunale di Galbiate. Si profila già quindi una corsa divisa alle prossime elezioni di autunno con da una parte Agenda Galbiate, pronta a sostenere di nuovo il sindaco Pier Giovanni Montanelli, e dall'altra il Partito Democratico che sta tessendo una nuova alleanza con Galbiate Cambia, gruppo di minoranza nato da una costola della maggioranza uscente, il Movimento Agorà, che fa riferimento all'ex sindaco Livio Bonacina, agli ambientalisti di Ambientalmente e il Comitato Ambiente e Salute di Villa Vergano, sorto per protestare contro l'installazione di un'antenna per telefonia nella frazione. A delineare lo schieramento, la nota sottoscritta da tutte queste componenti che dà via a un percorso di ascolto della cittadinanza a partire dal prossimo 13 aprile, trasversale e aperto a chiunque sui temi che caratterizzano il futuro del Paese. In un periodo complesso, si legge, per la crisi sanitaria, le difficoltà economiche con il cambiamento climatico in atto, ma nello specifico, nel caso di Galbiate, con una crisi politica che ha portato al commissariamento, si ritiene importante lavorare con tutte le forze e i cittadini disponibili a costruire una proposta per il Paese. Gli incontri, almeno inizialmente, si terranno online. Lo schieramento di forze sembra abbracciare alcuni temi cari anche al Movimento 5 Stelle, unica lista che alle scorse elezioni aveva contrastato Montanelli. Resta da capire se altre forze, riconducibili al centro-sinistra, come Italia Viva e i Civici di Per Agire, sosterranno invece l'ex sindaco. Il Comune di La Valletta Brianza dice sia l'ampliamento del parco regionale della Valle del Curone. Felici di tale decisione, commenta l'associazione Monte di Brianza, che da anni chiede l'unione dei territori in un unico parco. Ora aspettiamo azioni concrete. Ampliare verso nord il parco regionale di Montevecchia della Valle del Curone, creando un corridoio con il Monte di Brianza. È la volontà del Comune di Valletta Brianza, emersa durante l'ultimo Consiglio Comunale e fortemente appoggiata dall'Associazione Monte di Brianza. Quest'ultima infatti si batte da anni perché il complesso collinare, che seguendo il corso dell'Adda taglia a metà la provincia di Lecco, unendo simbolicamente le vette nei dintorni del capoluogo alle aree pianeggiate della Brianza, venga riconosciuto come parco regionale. Un dibattito che si è più volte arenato, ma che gli ambientalisti non intendono lasciar cadere. Non possiamo che esprimere tutto il nostro apprezzamento, commenta l'associazione, nel constatare come sempre più amministrazioni comunali vogliano porre nuovi territori sotto tutela. I territori della piana tra la Valletta Brianza e Castello di Brianza, già tutelati dalla rete ecologica provinciale, rappresentano un ecosistema di grande pregio naturalistico in cui sono presenti diversi habitat, zone umide, canneti, ambienti boscati di diversa
composizione prati stabili. L'area, prosegue l'associazione, è attraversata dal torrente Bevera e raccoglie diversi corsi d'acqua secondari provenienti dal versante collinare, creando zone rifugio per numerose specie faunistiche. Una posizione strategica di cerniera tra un parco regionale ed un comprensorio che, incredibilmente ed inspiegabilmente, dovrebbe già esserlo da almeno 37 anni. L'associazione Monte di Brianza ha infatti spiegato più volte che la legge 86 del 1983 già prevedesse che questi territori diventassero parco regionale e che basterebbe guardare la cartina per capire che unire il Parco del Curone, il Monte di Brianza e il Monte Baro sia la soluzione più logica. Una scelta, conclude l'associazione, che purtroppo aspetta ancora amministratori lungimiranti che comprendano la necessità di non derogare più decisioni a favore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del territorio del paese. Aspettiamo di consultare la documentazione auspicando che alle intenzioni seguano azioni concrete. Pareggio in rimonta per il Lecco sul campo della Pergolettese, 2-2 il risultato finale del recupero della partita in programma 2 settimane fa e rinviata per Covid. La squadra di D'Agostino subito sotto 2 di 2 reti, a segnare prima Varas su rigore al 14° e subito dopo al 16° Scardina in contropiede. Secondo tempo arrembante per il Lecco, in gol al 48° grazie a un altro rigore realizzato da Iocolano e al colpo di testa di Marzorati al 74°. I blu celesti restano quarti in classifica. Nel telegiornale di domani gli highlights del match. E questa sera Itinerari ci porta a Prato Valentino sui monti sopra Teglio, dove nascono i Pizzoccheri. Visiteremo antichi mulini e ci sposeremo con la luna piena. Appuntamento stasera alle 20:20, sabato alle 19:50 e il giorno di Pasqua alle 12:30. Abbiamo fatto questa risalita in questa bella serata con questa bellissima luna piena. Si può fare una piccola citazione che con questa luna piena, tornando indietro di tanti anni, 50-60 anni fa, essendo qui vicino alla Svizzera, col confine svizzero, questa era zona molto tracciata da contrabbando, perché i tempi veramente erano sentieri utilizzati anche per il contrabbando, e in una notte così non avevano bisogno di nessun frontalino, anche perché non c'erano e viaggiavano con la luce della luna. Eccoci arrivati in cima a questa panettone. Qua dove siamo? Siamo al Doslau, a circa 2000 metri di quota, dove appunto c'è una bellissima vista sia appunto su fondovalle che sulle montagne che ci sovrastano. Mattia, giù le mani, perché qui, per rievocare meglio quegli anni, abbiamo portato anche il dolce del contrabbandiere. Questo è il dolce tipico della media valtellina, la brazzadela, fatta con farina di segale e cosparsa sopra con zucchero. Un dolce molto buono per colazione, merende, per scampagnate in montagna, veramente ottimo. E adesso io e Mattia scendiamo in bob. Vuoi la sfida? Accettata! Stai attento che ti spezzo, ti straccio. Ti spezzo. Termina così questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo la possibilità di rivedere su internet tutti i servizi andati in onda, grazie ancora, buona serata e arrivederci alle prossime edizioni di questo telegiornale.